sbagliato di brutto. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Watch Dogs 2. Siamo sempre in compagnia del nostro caro amico Marcus e siamo qui perché dobbiamo ritrovarci con tutti quanti qui al All Night Karaoke Party. E il locale è il... Com'è che si chiama il locale, Cicci Belli? Il... Talassa. Mi sa che dovremmo fare dei bei festeggiamenti perché la scorsa volta abbiamo vinto la nostra guerra hacking e quindi mo si festeggia. Olè, e infatti c'è Sitara che canta, Ray che beve una birra, Josh sempre a nerdare e Wrench ubriaco. Ehi Marcus, perché non provi Roxanne in Tengwar? È elfico. Ehi Sitara, fammi vedere un po' questo. Josh viene da Miranda, vi stanno seguendo, il mio amico rischia molto per farvi avere questo messaggio. State attenti, ora siete un bersaglio. Bersaglio? Cosa? Siamo noi. Cazzo, proprio ora. Ehi, guardate questa. C'è qualcuno là fuori che ci sta spiando. Ehi, ehi, pezzo di merda. Andiamo a rompergli il culo. Ehi, calmati. Discrezione. Esco da davanti e vedo se scopro qualcosa, ok? Ok. Ma non possiamo festeggiare un attimo, eh? La mia macchina, come caspita si è parcheggiata. Non l'avevo parcheggiata così io, però vabbè. C'è un furgone. Sì, sono loro. Scopri ciò che puoi. Marcus fuori portata. Ma se sono... Ci è fuggito. Vediamo da qua, va. Ecco, adesso sta recuperando i dati. Ma chi è questa gente? Hanno un sacco di roba su di noi. Molte altre foto e anche una mappa dei movimenti di Josh. E non solo. Cosa diavolo? Oh cazzo. Cosa? L'FBI, hai hackerato l'FBI. Che? Roba, ascolto la loro frequenza. Qualcuno prova ad accedere ai nostri dati. A tutti gli agenti, cercate il sospettato. A caccia. Dai. Come segnale bloccato? Che succede? Qualche attivista anti-hacker spia tutto quello che facciamo. Aspetta un secondo. No, cazzo. Ok, era ora. Rintracciatelo.
Stiamo ricevendo un'incredibile mole di dati qui, amico. Bisogna trasmettere qualcosa. Sono un tantino impegnato ora, Branch. Ah, certo. Fortuna che qua non mi vedono. E non so come facciano a non vedermi. Allontanati dal fusco. Ci siamo, ora vattene da lì. Scomparso. Bene, livello 13. Quella, quanti follower? Branch, che cosa... Abbiamo contro l'FBI, amico. Dobbiamo tagliare ogni comunicazione. Ok, ma... Nessuna comunicazione, Marcus. Solo di persona. Ci vediamo al posto. Lo sai quale? Branch! Cazzo! Al caffè, allora. Va bene. Cosa? No. Tu pure. Ah, questo, eccolo qua. Ehi, Branch! Parla! Ti piace qui, eh? Il cibo è... nella media. Ah! E come te la cavi? Non so se la maschera la pizzi o la spaventi. È innamorato? L'ufficio dell'FBI sta nel Dellams Building. Ci serve il resto di quei dati. Perché? Perché... c'è qualcosa che puzza, zio. Roba grossa. Certi hacker che conosco si sono accorti che dei furgoni li seguivano. Non sarebbe la prima volta che l'FBI cerca di mettere sotto gli hacker? Del tipo, con noi o siete morti? Perché ora? Data la nostra popolarità, il tempismo è sospetto. Quanto ti fidi di Ray? Forse hanno un accordo. Ma no, cazzate! Davvero, devi credermi. Ok. Magari Miranda può aiutarci. Ah, forse. Usa sempre delle auto a noleggio. Mi infilo nel feed e mi presento come suo autista. Ragazzi, cosa vi porto? Mia bella prosperosa, eh? Posso farti una domanda? La maschera del mio amico ti attizza o ti spaventa? Entrambe. Resti a farti un altro caffè? Buona giornata. E il nostro Branch ha cuccato. Sono di fretta. Marcus, cosa stai facendo? Ehi, Miranda, solo qualche dollaro per arrotondare. Come no? Dove ti porto? Vado a casa di mia madre. E noi come facciamo a sapere la casa di tua madre qual è? Hai seguito l'indizio? Sì, l'FBI. Non confermo e non nego. Vogliamo rispondere, ma non ho ancora tutti i dati. Devo entrare nel loro ufficio a Oakland. La stai facendo fuori dal vaso, Marcus. Sì, e? È per questo che ti spacci da autista. Pensi che i federali seguono anche me? È per questo che non volevi dirci da dove venivano le foto? Volevo solo essere prudente. E io reputo prudente parlare con te di persona. Esatto.
Senti, Marcus, sbaglierei se ora non ti dicessi che un giovane che scopre che il Federal Bureau of Investigation gli sta addosso forse dovrebbe rivedere le sue scelte nella vita. Buona idea. Soprattutto un giovane nero. Chiaro. Bene, adesso possiamo continuare. Dimmi, come hai avuto le nostre foto in quel bar? Diciamo che ho una fonte. La tua fonte ha detto altro che dovrei sapere? Si dice che i federali diano la caccia agli hacker. Vogliono assoldare o ricattare tutti i gruppi che trovano. Per cosa? Ehi. Vogliono avere loro il pieno controllo e non vogliono nessun rivale. Cazzo, ora che lo fa l'FBI, hackerare non sarà più così figo. Non è uno scherzo, Marcus. Daranno la caccia al DedSec e fanno sul serio. Ma dai, pensavo giocassero, Miranda. Cioè, della serie è l'FBI, fischia. Tu... Sciola. Non si attraversa la strada così. Olè. Ma dovrai usare le regole di Mosca. Che significa? Significa che c'è un vecchio telefono a gettoni fuori dal Delans. Alzi la cornetta, dici che ti chiami Fred e registri il segnale acustico. Ma dai, che cazzata! Ti farò una recensione di merda come autista. Ma ci sono stato bravissimo. Come nel Padrino. Sono Fred. Pronto, Fred. Quadratico perfetto. Molto perfetto. Wow, la sede dell'FBI. Raggiungi il piano. Ah, io non sono, Indaga sul piano dell'FBI. Apriti sesamo. Voilà. Ah, devo proprio chiedere alla tipa, no? Eccoci qua sull'ascensore. Mica ragazzi, che figo di ufficio però. FBI. Ok, Marcus, devono avere alcuni dati che gli permettono di spiarci. Dimmi solo dove si trovano. Questo è il punto, Marcus. Sono dei gran bastardi. Sembra che abbiano separato tutti i dati. Non so che serve da creare. Oh, bene. Grazie per aver fatto questa scoperta ora che sono già qui. Raggiungi l'antenna sul tetto e piazza un ricetrasmettitore. Se leggo dei dati in arrivo, posso scoprire qual è il server giusto. Certo, come no? Sali sul tetto. Un ricetrasmettitore. Sarà una passeggiata. Merda. Vabbè, dai, non c'era nessuno praticamente. Ci sono degli operai, quindi ecco. Ehi, devo hackerare quella. Eccola qua. Fatto. Ora dovrei
Ok. Ok. Amico, ci vorrà solo un secondo. Non farti incantare dalla vista, amico. Sì. È fatto. Olè. Vai. Fatto. Bene. Fermo lì. Sto tracciando i dati ora. Non ho di meglio da fare che stare sul tetto dell'FBI. Ci sono. Ok, te li evidenzio sulla mappa. Okay. Altra roba su di noi. Incredibile. Amico, profili, impronte. Ehi, al liceo Sitara è finita nei guai per aver corretto il caffè del preside. Dai che ce la facciamo. Vieni fuori. Non ti faremo troppo male. Maledizione. Peter, che è scappato. Ehi, c'è una valanga di roba qui. Ma non vedo dove si trova la base. Vrench, mi stanno addosso. Vai via, vai via. Ma non sappiamo dov'è. Ho una frequenza. Vai. Possibile criminale vicino alla vostra posizione, basso. Forza, forza, Cristo!
Stai attento, Marcus. Rilevo parecchio movimento. L'FBI ti starà aspettando. Oh, cacchio. Stiamogli addosso. Niente, passo alla prossima area. Non c'è nessuno. Qui niente. Non c'è traccia qui. Prosegui. Gravate un appello. Ci è sfuggito. Ce l'ho fatta. Breccia nel perimetro. L'ho già abbandonato, perché non mi ha fatto la missione completata? Aiuto! Scusa. Che cattivo! Stanno ancora cercando quelli dell'FBI. Però adesso mi sta dando la missione completata finalmente. Sono fuori. Ma cazzo, che fallimento. Niente di buono. Al contrario, amico. Hai la frequenza della base. Basterà triangolarla e sapremo dove si trova. Capito. La riccia trasmittente in cima al Delams è il primo punto. Bene. Vedo un paio di altre antenne per completare il triangolo. Io alla prima, tu alla seconda. Te la segno sulla mappa, ora. Bella giornata. Ok. Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e... alla prossima con la seconda parte della missione all'FBI. Ciao belli!